e può essere appunto un passaggio decisivo. Io Una vicenda intricata, incagliata, che si trascina da decenni e che finalmente inizia a sbloccarsi grazie ad una copertura statale di 14 milioni in 2 annualità, in grado di pagare parte dei debiti accumulati dal consorzio industriale. La vicenda è quella del raccordo autostradale tra Chieti e Pescara, meglio noto come Asse Attrezzato, l'importante arteria viaria su cui giornalmente transitano oltre 100.000 veicoli, presto passerà definitivamente nel patrimonio dello Stato, che si farà carico di liquidare i crediti vantati soprattutto, ma non solo, da chi si è visto espropriare i terreni e ha vinto i ricorsi. I soldi sono nella pancia del Ministero Trasporti e Infrastrutture e difatti nell'annuncio fatto nella sede di Confindustria era collegato in videoconferenza il viceministro Galeazzo Bignami, che ha sottolineato l'azione sinergica tra Dicastero e Regione Abruzzo nel quadro di una visione programmatica comune iniziata con il lavoro di alcuni parlamentari abruzzesi presenti oggi all'incontro. Al tavolo, oltre al presidente della regione Marsiglio, c'erano il presidente di Confindustria, Chieti Pescara, Pagliuca e la dottoressa Franciotti, presidente del Collegio Liquidatori. Li ascoltiamo entrambi. Ovviamente il percorso non è finito, ci sono ancora alcune fasi importanti da espletare, però la buona notizia è che 14 milioni sono stati individuati, sono stati trovati e quindi questo consentirà anche di liberare risorse, perché questa è un'infrastruttura che passando sotto lo Stato probabilmente libererà energie e ci consentirà anche di migliorare questa arteria importante. Noi sul tema delle infrastrutture stiamo molto attenti, perché sappiamo benissimo che un territorio dotato di infrastrutture è un carburante importantissimo per l'economia e per le imprese stesse, quindi è un punto d'attenzione che abbiamo, e soprattutto adesso nel 2023 auspichiamo l'apertura dei tanti cantieri per la messa a terra dei progetti del PNRR, e anche lì vigileremo, perché chiaramente è vietato sbagliare su questo tema. Sicuramente questo stanziamento del governo è un passo avanti, mette una pietra su tante posizioni debitorie e noi ci auguriamo di poter concludere in breve tempo almeno questa parte di contenziosi e per poi terminare la liquidazione in tempi brevi. I tempi non ce li può I quantificare? tempi, no, ci auguriamo, come ha detto il presidente, visto che ha ripetuto più volte il numero 40, che sia 40 settimane.